its concern. Le favorevoli hanno misure che vadano a sanzionare il governo ad interim egiziano? Dipende di cosa parliamo, nel senso che ho proposto, credo, spero venga accettato, il blocco delle forniture militari. Credo che dal punto di vista delle sanzioni economiche, francamente, non mi pare siano quelle che fanno il peso. Peraltro tutti i programmi che abbiamo, a parte la parte government to government, sono quasi tutti di impostazione più sociale che altro, dall'acqua ad altro tipo di cose. Poi soprattutto mi pare di capire che dal punto di vista del volume, francamente non mi pare che possano essere così, come dire, influenti. Penso però che ci siano altre misure più politiche di cui discuteremo e alcune di queste le ho proposte, vedremo i risultati. Quello che però io credo sia indispensabile è un riposizionamento e un ripensamento, non solo sull'Egitto, perché a mio avviso quello che sta succedendo è un enorme scontro all'interno della famiglia sunnita, che si aggiunge allo scontro tradizionale, diciamo, sunnita-sciiti, e che ha delle implicazioni che devono essere attentamente, credo, perlomeno viste. Ecco, non è un problema Italia-Egitto, Europa-Egitto, è molto più di questo. E la mia impressione è che non è che l'Europa sia stata, come dire, distratta, quello sarebbe semplice, ci attiviamo e facciamo attenzione. È molto più duro di così, i rapporti di forza sono completamente cambiati.